Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video, tutto girato con la Insta360 Ace Pro. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Oggi ci portiamo questa piccolina direttamente nel borsello per andare al lavoro e documenteremo questa giornata lavorativa cercando di non andare a rompere troppo le scatole a chi per esempio come me viaggia, perché non voglio assolutamente andare a ridere la privacy. Quindi adesso io si sto sistemando l'automobile che dovrà stare tutto il giorno al sole e subito dopo andrò in stazione e quindi da lì poi partiremo con tutta l'avventura, ma ripeto, treno e tutto il resto non riprenderò nulla perché voglio lasciare tranquilli chi viaggia come me, perché anche a me stesso a volte dà fastidio tutto quanto. Quindi vedremo come si comporta lei oggi durante la giornata. Credo bene, perché ieri ho provato a fare dei test quasi al buio ed è incredibile, cioè sembra davvero di riprendere con un LED dietro o con un faretto, incredibile davvero. E quindi niente, adesso allora andiamo subito in stazione perché sennò perdiamo il treno e ci vediamo a Milano. Life is this. I like this. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Ok, finita la giornata lavorativa e ora rientriamo nella nostra macchina con temperature praticamente africane e torniamo a casa. Ho attivato in questo momento la riduzione rumore per vedere se effettivamente la localizzazione del viso e la parte intelligente che dovrebbe fare il focus automatico sull'immagine non viene disturbata troppo dal condizionatore che sta dando in questo momento
questo momento molto a regime perché fa davvero caldo in auto. Adesso provo ad abbassarlo un attimino per vedere se si sente a questo punto anche il rumore del motore in sottofondo, ma soprattutto come viene gestita la mia voce, perché non ho attivato il focus frontale, quindi teoricamente lei, la sua intelligenza artificiale, dovrebbe capire dov'è il suono che sta arrivando e quindi gestirlo in modo ottimale, ma vedremo quando tiriamo giù i video e li portiamo direttamente sul PC oppure utilizzando il suo AI per fare tutta la parte di gestione del video. Siamo arrivati a casa e quindi abbiamo terminato questa giornata in compagnia sua, della nostra Insta360 Ace Pro. Come è andata la giornata? Direi bene. Avete visto il piccolo frame generato in automatico con la sua intelligenza artificiale di un piccolo scorcio di Milano, che è la zona, tanto per intenderci, di Gaia Aulenti, quindi di tutto anche il parco che c'è attorno, con tutta la zona anche molto vicino al Palazzo del Bosco Verticale. Un po' di foto, un po' di video, un po' di riprese, un'intelligenza artificiale che mi ha creato in automatico questo piccolo video molto carino, senza aver fatto praticamente niente. E lei, che alla fine è davvero una cam spettacolare, perché praticamente mi dà la possibilità di avere un schermo superiore per potermi vedere mentre si fa il vlog. È molto piccola, molto compatta, si può adattare a qualunque tipo di treppiede, la si può portare in giro, si può portare in tasca con le protezioni tutto attorno, si può fare praticamente anche tutto il trasporto in una borsa, in uno zaino, in un borsello, senza rischiare di rovinarla. E in più tutta la parte frontale, dove ci dà le informazioni in merito al contenuto, alla batteria, al tempo di registrazione, la parte frontale con le informazioni, il tracking del viso che mi permette di tenere sempre a fuoco l'immagine. Beh, diciamo che non sostituisce sicuramente la mia Sony ZV-10, perché è comunque una camera di un certo tipo, ma ragazzi, sicuramente con questa noi possiamo farci qualunque cosa in pochissimo peso e trasportando un oggetto che sicuramente non è portarsi in giro lei con tutti i suoi accessori, che comunque, ragazzi, pesa parecchio. Me la sono portata in giro anche nella borsa e nello zaino, e questa sicuramente pesa notevolmente meno. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento. Grazie a lei vedremo tanti video in futuro di vari posti, anche per esempio quest'estate in vacanza. E vi ringrazio come sempre, vi ricordo di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno in vacanza con lei e anche con la nostra Sony, col drone e con tutti gli altri strumenti che ci porteremo in giro. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.